qual è semplicemente l'aspetto, semplicemente si fa per dire, l'aspetto più significativo della missione paolina? Sì, la missione paolina è soprattutto quella che è la missione della Chiesa, cioè di portare il Vangelo a tutti gli uomini, quindi di annunciare, di evangelizzare. Naturalmente noi lo facciamo con un particolare carisma che ci è stato dato dal nostro fondatore, è quello di portare il Vangelo con i mezzi più celeri ed efficaci, con tutte le nuove tecnologie e nuovi strumenti che il progresso può offrire. All'origine il gruppo San Paolo, la famiglia Paolina, si muoveva dall'editoria, fondamentalmente una parte dall'editoria? Sì, è partita con quello che c'era un secolo fa, perché ormai la famiglia Paolina si appresta nel 2014 a celebrare il centenario. La San Paolo, la società San Paolo, la prima delle congregazioni fondata dal Beato Alberione, è stata fondata nel 1914 e ha cominciato con quella che era la cosa più interessante in quel momento, che era la Gazzetta d'Alba, cioè un giornale, un settimanale, e attraverso a quello che è il concetto di buona stampa si è poi sviluppata anche l'idea non solo stampa ma anche cinema. Il primo film a colori in Italia è stato fatto proprio dalla San Paolo ed era Mater Dei, che è stato restaurato ultimamente. Quindi attraverso la stampa, il cinema, la televisione, gli audiovisivi e oggi le nuove frontiere della tecnologia come il digitale. Come fa nella contemporaneità, in mezzo a tutte le voci che caratterizzano la contemporaneità, la voce paolina a farsi sentire, o più generalmente la voce cristiana, la voce cattolica? Sì, certamente le voci mediatiche, qualcuno parla di Babele mediatica, nel senso che ci sono tante voci e tanti messaggi, e proprio questa colluvia di messaggi rende più difficile individuare quali sono quelli veri, i messaggi efficaci, i messaggi anche che portano dei valori anziché dei disvalori. Ecco, in questo la Chiesa, da una parte, la Chiesa anche, insomma, chi si rifà al Vangelo, ha dalla sua due cose grandi. Da una parte l'attenzione ai valori umani, cioè a dire tutti quei valori che fanno crescere l'uomo anche dal punto di vista umano, dall'altro i valori spirituali, cioè quelli che fanno indicare all'uomo una dimensione che non è soltanto umana e terrena, ma anche ultraterrena, quindi soprannaturale. In tutto questo, naturalmente, quello che conta è la testimonianza, cioè la coerenza di vita, perché se non c'è coerenza di vita tutto va a farsi benedire. È importante questo. Paolo VI diceva che il mondo contemporaneo non ha bisogno tanto di predicatori, ha bisogno di testimoni. E questa è la caratteristica più grande per chi vuole annunciare il Vangelo. Vivere il Vangelo e annunciarlo, quindi testimoniarlo con la propria vita. La vita pratica, diciamo. Questo è quello, è l'atteggiamento che alla fine premia. Nella storia abbiamo avuto anche dei grandi predicatori che poi si sono rivelati invece soltanto degli annunciatori, dei pronunciatori di parole, mentre la gente segue i testimoni, cioè quelli che dietro le parole avevano qualcosa da dimostrare, avevano una vita coerente. Possiamo citarne tanti, Padre Pio, Madre Teresa e tanti altri, San Francesco. La storia è piena di testimoni autentici del Vangelo. Partendo dai grandi nomi per arrivare appunto a chi nella quotidianità. Certo, poi tante persone che vivono il Vangelo oggi non li conosciamo, vivono nel nascondimento, però quelli danno una grande testimonianza e quelli sono i seminatori che poi fanno germogliare i frutti. Mm-hmm. E di fronte alle altre voci, questa va bene, che posizione bisogna mettersi? Un atteggiamento di chiusura, un atteggiamento di apertura? Un atteggiamento di proposta, un atteggiamento di rifugio? Certamente se c'è un atteggiamento da evitare è quello di arroccarsi e di chiudersi in un gruppo che può diventare una setta. In un mondo multiculturale in cui viviamo, multireligioso, in un mondo globalizzato,
Per i cristiani sarebbe deleterio chiudersi in se stessi e considerarsi una casta e inattaccabile o da difendere. Il Vangelo ci insegna che invece dobbiamo andare. Gesù Cristo ha annunciato il suo Vangelo camminando per le strade della Galilea e ai suoi discepoli ha detto andate, non è che ha detto state qua e annunciate il Vangelo, andate, andate e annunciate il Vangelo. Quindi l'atteggiamento più importante è quello del dialogo, del confronto, dell'apertura, del dibattito, perché attraverso queste cose possiamo anche convincere gli altri che abbiamo dei valori, abbiamo dei contenuti buoni da portare e quindi possiamo anche dare un messaggio di salvezza, perché la gente poi alla fine cosa chiede? Ma tutti gli uomini chiedono: ma che cosa mi dai tu di buono? No? Che cosa mi porti? Io dico: ti porto la salvezza che non è mia, ma è di Cristo, del Cristo che è morto per te e che vuole salvarti, vuole darti la risurrezione e la vita. Ecco, questo ti porto e te lo testimonio anche attraverso i miei sacrifici, attraverso la mia vita. Ecco, se c'è questo atteggiamento di confronto, di dialogo, anche di umiltà nel proporsi, perché bisogna stare attenti quando ci si presenta a non pensare, a non dare la ricetta già fatta, no? Dire: camminiamo assieme, io ti faccio vedere come la mia vita è serena e felice perché io credo in Cristo. Quindi dialogando, camminando insieme, si va a scoprire all'umanità che c'è uno che ci può salvare. È una sorta di proposta. Certo, una proposta. Ma nel dialogo, non nel dire io ho la verità e tu sei nell'ignoranza, perché questo non porta da nessuna parte. E purtroppo in tutta la storia della Chiesa spesso abbiamo cavalcato, anziché il dialogo e il convincimento, anziché la testimonianza, l'imposizione. Dobbiamo evitarla questa. E anche quando usiamo gli strumenti moderni che possono essere facilmente piegati alla propaganda, no, al lavaggio del cervello, dobbiamo stare attenti, perché non è questa la nostra strategia di evangelizzatore. Noi dobbiamo portare le persone a convincersi e a vivere quello in cui credono, che è diverso dal fare propaganda, dal raccontare storie e che poi non sono vere, che poi alla lunga diventano deleterie per l'uomo stesso.